Vedete, oltre al tempo, che è quella cosa misteriosa che misuriamo con gli orologi, che fa sì che del banale latte si trasformi in delizioso gorgonzola, o che i capelli passino dalla mia testa al pavimento della doccia, ho proprio la sensazione, quando cammino nel mondo, annuso dei fiori, gioco con un cucciolo o nuoto nello spazio siderale, quella volta a settimana che il lavoro mi permette di prendermi un po' di tempo per fare dello sport, che esistano tre dimensioni spaziali: la larghezza, l'altezza e la profondità. Eppure io mi occupo di teoria delle stringhe, un tentativo più o meno riuscito, e ne parleremo, di mettere insieme la relatività generale, che ci dice pressappoco come si comporta lo spazio-tempo, e il modello standard della fisica delle particelle, che ci dice pressappoco come si comporta tutto il resto. Ecco, la teoria delle stringhe suggerisce che lo spazio-tempo debba avere 10 o addirittura 11 dimensioni. E dove sono le altre 6 o 7 che non vediamo? Come facciamo a conciliare questa roba qui col mondo che osserviamo e su cui facciamo esperimenti e misure? Ve lo racconto dopo la sigla. Salve a tutti, crononauti, e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi parliamo di teoria delle stringhe, quantizzazione, dimensioni extra, compattificazione, fenomenologia e un sacco di altre parole difficili, ma vi prometto che non sarà così complicato seguire il racconto. Non serve che vi ricordiate tutti i dettagli, l'importante è che vi portiate a casa lo spirito della questione. Ora, quando noi per qualunque ragione vogliamo scrivere una teoria di una stringa, partiamo da una cosa molto semplice. Prendiamo proprio l'oggetto geometrico, ci mettiamo sopra dei parametri, delle coordinate, scriviamo quella che noi chiamiamo azione, ma che di fatto corrisponde alle equazioni del moto per una stringa, e facciamo sì che questa roba sia coerente con la relatività speciale, ovvero come la fisica si trasforma passando da un sistema di riferimento all'altro. Non è così importante. Questa è la teoria classica, nel senso di coerente con la relatività speciale, ma non quantistica, di una stringa che si muove e la possiamo mettere dove vogliamo, vicino a un buco nero, in una pioggia di cioccolatini, tra delle papere che stanno facendo imprinting con un cane di passaggio, dove vogliamo. Ora, abbiamo una teoria di stringa e possiamo già dire tanto su questa teoria di stringa, ma noi vogliamo una teoria quantistica e quindi dobbiamo fare alcune operazioni, dobbiamo quantizzare la teoria, passare da una teoria classica una teoria quantistica, e ci sono diversi modi per farlo. Principalmente sono tre: quantizzazione covariante vecchio stile, quantizzazione a cono luce, quantizzazione a integrale su cammini. Percorrendo uno di questi tre cammini, in linea di principio indipendenti ma tutto sommato equivalenti tra loro, incontriamo sempre quella dannata predizione sperimentale. Se vogliamo che la nostra teoria sia consistente da un punto di vista matematico e di principi fondamentali, D deve essere uguale a 10. Il numero di dimensioni dello spazio-tempo è 10 e non 4, come osserviamo nella vita di tutti i giorni, o in laboratorio, quando facciamo misure, o quando ci chiediamo: "Ehi, amico, secondo te quante dimensioni ha lo spazio-tempo?" "4, amico, io ne vedo 4." No, se crediamo nella teoria delle stringhe, se ci fidiamo della teoria delle stringhe, se il nostro stipendio dipende dalla teoria delle stringhe, le dimensioni sono 10, quindi dobbiamo trovare un meccanismo interno alla teoria per nasconderne 6 e magari legare la vastità di particelle che osserviamo proprio a queste dimensioni nascoste, ma ci arriveremo. Ora, noi chiediamo tre cose. Chiediamo che le simmetrie della teoria classica non si rompano quando la quantizziamo. Perché questo crea un sacco di problemi, e chiamiamo questi problemi anomalie, lo sentite già dal nome, le anomalie non vanno bene e rompono la teoria quantistica, nel senso che proprio gli ingranaggi si inceppano e non la puoi più usare, quindi niente anomalie, e questo impone D uguale a 10 nell'approccio a integrale su cammini. Vogliamo unitarietà, nel senso che la nostra teoria sia consistente con l'evoluzione temporale descritta dalla meccanica quantistica, che l'informazione si conservi, che le probabilità siano sempre positive, perché per l'amor di Dio le probabilità negative non ci piacciono. E quando chiediamo unitarietà nell'approccio covariante vecchio stile, troviamo che questa esiste solo e soltanto D uguale a 10. E se invece seguiamo la quantizzazione a cono luce e chiediamo che sia conservata la simmetria di Lorentz, quella roba che
che noi chiamiamo volgarmente relatività speciale, ancora una volta troviamo D uguale a 10, quindi a seconda del percorso di quantizzazione, una diversa condizione di consistenza, perché le altre sono già tutte verificate, ci dà sempre D uguale a 10. Quindi la teoria delle stringhe dice: non c'è niente da fare, le dimensioni dell'universo sono 10. E una delle possibili soluzioni, esplorata da gente come me, che gente più brava di me, ma che come me si occupa di teoria delle stringhe, è la compattificazione. Quindi immaginare che queste sei dimensioni extra siano attorcigliate, e da qui spazi attorcigliati, spoiler, in dei meravigliosi oggetti geometrici, spesso varietà di Calabria, o in realtà di principio può essere più o meno qualunque roba, ma sulle varietà di Calabiau sappiamo fare i conti perché preservano una roba che si chiama supersimmetria. Dicevo, attorcigliamo sei di queste dimensioni che non ci piacciono, che non vogliamo, in una roba molto molto piccola, non esplorabile alle nostre scale. E in teoria delle stringhe la forma che diamo a queste dimensioni extra modifica la fisica che vediamo nelle quattro dimensioni a noi accessibile, le nostre scale, le nostre energie, con i nostri acceleratori, con i nostri esperimenti. E quindi il tipo di particelle che troviamo non è più, come in teoria quantistica dei campi, una roba che mettiamo a mano ad hoc, ma spostiamo il problema prima. Noi mettiamo a mano la geometria delle dimensioni compatte e da lì discende tutta la fenomenologia e la complessità di particelle che possiamo, più tutti gli altri ingredienti, flussi, O-planes, brane, antibrane, tutta sta roba qua. Non ci entriamo oggi. Quindi in qualche modo la teoria delle stringhe diventa un nuovo sistema per creare teorie. Prima avevamo la teoria quantistica dei campi, un framework teorico dentro cui possiamo scrivere diversi modelli, tanti falsi, tanti falsificati, alcuni più o meno verificabili. La teoria delle stringhe diventa così un nuovo framework. Qui noi possiamo scrivere varie geometrie, da queste geometrie dedurre una fisica in quattro dimensioni e poi andarla a testare sperimentalmente. E fin qua è pacifico. L'altro modo per cercare di conciliare questa predizione con quello che osserviamo nel mondo noi circostante è quello di immaginare che noi non viviamo nell'universo in quanto tale, accediamo a tutta la roba, ma viviamo su un oggetto a più dimensioni. Perché, o meglio, più dimensioni di una stringa meno dell'universo, quindi una brana. Noi chiamiamo queste cose di brane, di P brane, dove P può essere 1 e abbiamo degli oggetti tipo stringhe, 0 abbiamo degli oggetti tipo punti, 2 abbiamo oggetti tipo fogli, di 4 brane sono degli oggetti a 4 dimensioni, di 5 brane sono oggetti a 5 dimensioni, e quindi a seconda della teoria delle stringhe che consideriamo, in tipo 2A abbiamo brane di dimensione pari, in tipo 2B di dimensione dispari, mi confondo sempre, così via. Il punto è che la teoria di stringa non è solo una teoria di stringhe, ma risolvendo le equazioni del moto troviamo altri oggetti, oggetti dinamici su cui le stringhe si appiccicano e su cui esistono le teorie di gauge, che sono teorie con cui noi modelliamo la fisica delle particelle, tipo modello standard, elettrodinamica quantistica, generalmente teorie di Young-Mills e così via. Queste brane sono oggetti con una massa, con una tensione, quindi generano campo gravitazionale, possono attorcigliarsi in buchi neri e tra le altre contandole possiamo ottenere il risultato corretto per l'entropia e tutte quindi le proprietà termodinamiche di un buco nero. E quindi noi ci immaginiamo che la gente, noi, il gentaglia che cerca di capire il mondo, viva su un oggetto a quattro dimensioni, tre in realtà, che si evolve nel tempo, una brana che galleggia in un universo multidimensionale con 10 o 11, appunto, in M-theory, dimensioni, e che di queste brane possano essercene tante, e che queste brane interagiscano tra loro gravitazionalmente. Si sovrappongono, si questa roba ci permette di fare un sacco di cose da un punto di vista della fenomenologia, e nessuno esclude che queste due cose vadano insieme. Quando noi compattifichiamo, poi aggiungiamo delle brane. Possiamo costruire modelli dell'universo in tantissimi modi diversi per poi andare a confrontarli con gli esperimenti. Ecco, se siete interessati a una storia che cerca di sfruttare questo tipo di comportamento della teoria delle stringhe, io vi consiglio vivamente di recuperare il primo numero di Counterpoint al link che vi lascio in descrizione, perché in Counterpoint c'è tanta fisica speculativa, tanta teoria delle stringhe, ma roba in cui ho gettato sangue, sudore, lacrime e un bel pezzaccio di cuore. Quindi recuperatelo e fatemi sapere che ne pensate. Un abbraccione, crononauti, e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto!